Mara venier, il compleanno più brutto della mia vita. E si consola in famiglia. La conduttrice Veneta ha festeggiato i 73 anni in ritardo, la rivelazione di Mara venier a domenica in. Mara venier ha compiuto 73 anni il 20 ottobre. Una data difficile da dimenticare per i tantissimi fan che la seguono da anni e anche per lei, che ha sempre vissuto con grande entusiasmo questa bella ricorrenza. Non quesano, a su dire, che ha definito tristemente cam il compleanno più brutto della sua vita. La motivazione è da ricercare in un piccolo problema di salute che la ha colpita e che la ha costretta a letto ma niente paura. La conduttrice di domenica in sta recuperando le forze ed è perfino tornata in onda, grazie a un po' di riposo e alle cure che le sono state prestate dal professor Le Foce, che si è occupato di lei nonostante il periodo difficile che sta attraversando. La rivelazione di Mara venier a domenica in. Un appuntamento fisso, che lo con domenica in, che Mara venier non ha mai saltato. Nemmeno in questa occasion, Intuisi è presentata in studio con un evidente abbassamento di voce che successivamente ha spiegato. E sì, perché la conduttrice Veneta ha trascorso 3 giorni a letto per combattere una forma influenzale che sta superando con l'aiuto delle cure e grazie all'amor della sua famiglia, che non la lascia sola per un minuto. Ho passato il compleanno più brutto della mia vita, racconta a Cile Fagli auguri nello studio di domenica in, spiegando di aver trascorso la giornata a letto per recuperare le forze e risolvere il piccolo problema di salute che la ha fermata. Niente in confronto alla foglia di essere in onda e accogliere i suoi ospiti, a cominciare dalla giuria di Balando con le stelle e per finar con Miriam Leone, che ha rivelato di non conoscere ancora il sesso del suo bambino e di volerlo scoprire solo al momento della nascita. Il compleanno festeggiato in ritardo. Le date, però, non sono che un numero. Lo sa bene Mara venier, che ha deciso di recuperare e di festeggiare il suo compleanno in ritardo, circondata dall'affetto della famiglia e degli amici, tra cui anche il giornalista Alberto Matano. A lui ha dato appuntamento proprio durante la diretta di domenica in cui è intervenuto per parlare della prima puntata di Balando con le stelle di cui è storico commentator a bordo campo. Ci vediamo stasera, ha assicurato al conduttor di La Vita in diretta, al quale è legatissima da molto tempo. Non a caso, è stata lei a officiare il suo matrimonio con Riccardo Manino e a favorirlo, invitandoli ad accelerare i tempi di organizzazione delle cerimonie che comunque loro avevano già in mente da tempo. Lui, poi, si vede spessissimo nelle stories che la conduttrice pubblica sul suo profilo e sempre durante le bellissime cene che organizza nel suo Love Romano. Immancabile la presenza del suo nipotino Claudio, avuto dal figlio Paolo Caponi, e ce la ha letteralmente riportata in vita dopo la scomparsa della sua mamma, per la quale ha sofferto moltissimo. Mara venier ha un altro nipote,
Giulio Longari, di sua figlia Elisabetta Ferracini. Lui è ormai un adulto e non ama farsi vedere troppo, anche se, talvolta, non disdegna le foto abbracciato alla matta nonna.